Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Come potete vedere ragazzi, oggi parliamo di Dragon Ball e devo ringraziare il gruppo Dragon Ball Legacy per avermi ispirato nella realizzazione di questo video. Ma di cosa parliamo oggi? Volevo analizzare insieme a voi 13 degli stili di disegno adottati dai vari mangaka nel corso della storia per quanto riguarda la caratterizzazione del personaggio di Goku, vedendo quali sono i più belli e quali sono i più... Tuttavia, allacciatevi le cinture perché si parte. Come primo mangaka ho deciso di mettere Yuya Takahashi, che come potete vedere si è occupato dei disegni per quanto riguarda Goku nella versione del torneo del potere in Dragon Ball Super. Forse è una delle rappresentazioni più belle di quello che mi riguarda a me per i miei gusti personali su quello che è il personaggio di Goku. Adoro il tratto delle ombre, ma non mi piace molto il fatto che non siano stati evidenziati alcuni dettagli per quanto riguarda le ferite del personaggio, che come sappiamo che in Dragon Ball Super ormai sono state tolte, no, gli elementi del sangue, ma se devo essere sincero i capelli e le ombreggiature dei muscoli sono qualcosa di veramente figo, quindi sicuramente uno dei design più belli. Dopo di lui abbiamo Kayuya Isada. Kayuya Isada si è prestato chiaramente per quanto riguarda il Goku in Dragon Ball Z. Nello specifico vediamo questa immagine che riguarda la saga di Majin Buu. Se devo essere sincero, qui l'elemento che salta più all'occhio sono l'elemento appunto muscolare del corpo, quindi pettorali, bicipiti, il dorsale, che si vede in realtà anche poco, ma diciamo per quanto riguarda il deltoide, ma c'è l'elemento del sudore, ma c'è anche l'elemento del sangue che mancava per quanto riguarda il design della prima immagine, ma comunque sappiamo che erano tempi diversi e quindi insomma erano alcune cose così. Potrebbe essere addirittura quasi meglio per quanto riguarda il primo per miei gusti personali, nonostante magari alcuni elementi come i dettagli della faccia e le ombreggiature siano ovviamente inferiori. Keisuke Masunaga era uno dei miei preferiti per quanto riguarda chiaramente il design che sceglieva di adoperare per quanto riguarda le tavole che riguardavano il personaggio di Goku, ma in generale di tutti i Saiyan. In primo luogo ho sempre adorato il fatto di come si è riuscito a rendere perfetto l'elemento del Saiyan, ma più nello specifico il Super Saiyan. Il collo qui è gigantesco, è la prima cosa che si nota. Anche le ombreggiature sono meno pesanti rispetto a quelle della prima versione del disegno che abbiamo visto. Anche qui siamo in Z, quindi potete già intuire che i disegnatori si susseguivano comunque nel character dei personaggi, anche nelle stesse saghe e nella stessa macro saga. Qui abbiamo Masaki Sato. Masaki Sato, in questo specifico frame che riguarda la saga di Freezer, si può notare comunque quasi uno stacco, perché è come se fosse una sorta di congiunzione tra il Goku Super Saiyan e il Goku non Super Saiyan. Quando avviene la trasformazione, Goku muta un pochetto, anche per quanto riguarda comunque la caratterizzazione, si può notare benissimo. Qui il mento è veramente appuntito, è la prima cosa che si nota. I capelli sono un elemento importante, ma non lo sono tanto come per quanto riguarda magari il design che ha deciso di adoperare Keisuke o magari Kazuya. Tuttavia si vede che c'è qualcosa di diverso, qualcosa di più maturo, un tratto più riflessivo c'è ovviamente. Molto bello anche questo, però per me i migliori rimangono comunque Keisuke e Yuya. Dopodiché abbiamo Masayuki Yukiyama, che a me non ha mai fatto impazzire tantissimo. In questo frame si può vedere comunque anche il Goku che è appena uscito dalla stanza dello spirito del tempo insieme a Gohan. Molto minimalista, qualcuno potrebbe dire mancanza di dettagli, vabbè, nel senso non mi entusiasma molto, però vabbè, sti cazzi. In seguito ovviamente abbiamo Minoru Maeda. Questo frame mi pare sia nella saga dei Saiyan con l'arrivo di Nappa e Vegeta, credo, non mi ricordo molto bene, almeno mi sembra di intuire questo. Tuttavia è un tratto abbastanza particolare, io preferisco quello di Masaki Sato, anche perché c'ha queste orecchie gigantesche, il mento troppo piccolo, i capelli sono ancora molto disordinati, non tanto delineati. Andiamo avanti.
Qui abbiamo Mitsuo Shindo, Saga di Namek, quindi contro Freezer. È un, diciamo che non sembra neanche Goku qui, ha una faccia, dei lineamenti totalmente diversi. Non mi entusiasma tantissimo, vi dirò la verità. Anche il colore del kimono, il kimono da combattimento, è quasi più arancione, non mi entusiasma molto. Ma è proprio la faccia, mi ricorda Sylvester Stallone, non so come mai. Poi abbiamo Naori Shintani, questo è un frame preso dal film Dragon Ball Super Broly, quando Goku va a trovare Broly, gli saluta e poi va via, gli fornisce insomma tutte le supplies, no, nel senso, in caso si dice in italiano, non mi viene in mente, vabbè. Minimalista, è la prima cosa che vado a pensare, però è quel minimalista che mi piace. Anche i capelli sono stati, diciamo, evidenziati poco per quanto riguarda i dettagli, però sai che sono lavorati, è difficile da spiegare, si intuisce però guardandolo. Tuttavia lo trovo abbastanza uniforme, non c'è niente di fuori posto, solo che è molto minimal. Dopodiché abbiamo Takeo Hide, anche lui Dragon Ball Super, anche qui manca l'elemento del sangue, però convince. La prima cosa che balza all'occhio è l'ombreggiatura dei capelli, il colore, diciamo, grigiastro chiaro, grigio scuro e il nero, per non parlare anche della luce riflessa sulla pelle. Molto bello, questo non mi è dispiaciuto affatto. Yoshidaka Yashima, anche lui Dragon Ball Super, mi convince meno di Takeo Hide, però non è male neanche lui, anche se molto minimal. C'è di nuovo il concetto dell'ombreggiatura sui capelli e sulla pelle, ma è meno dettagliato e più minimal rispetto a Takeo. Poi abbiamo Yuki Karasawa, che se non sbaglio questo dovrebbe essere sempre un frame preso da Dragon Ball Super contro It, mi pare, dove Goku muore o fa finta di morire, se non ricordo male. Non male, il gioco di ombre legato a questo personaggio, almeno in questo frame, è notevole, anche perché probabilmente c'è il discorso della luna, visto che è notte. Ha il suo perché, ma comunque non riesce più che altro a convincermi molto, perché fisionomicamente la faccia non ha dettagli. Al di là del fatto che ci sono delle ombreggiature, ma se voi notate, manca proprio di elementi. Quindi per quanto riguarda le ombreggiature, ti direi che è una delle migliori che abbiamo visto finora, però mancano i dettagli sulla faccia. Qui abbiamo, penso, una delle versioni più giovani di Goku con Yukio Ebisawa. Questa è la saga dei guerrieri Saiyan, questa sono sicuro, quando Goku arriva sulla Terra, dopo gli allenamenti con Rekaio. Molto bello, molto old style, sempre con questo elemento del mento a triangolo che veniva giù. Gli occhi giganteschi, il naso piccolino, la bocca piccolina, le orecchie grandissime, i capelli molto raffazzonati. Ombreggiature discrete, ma diciamo che non è tra i miei preferiti, nonostante comunque lo porti molto nel cuore per quanto riguarda l'infanzia. E come ultimo abbiamo di nuovo Yuya Takahashi, però con uno stile diverso dal primo che abbiamo visto, perché qua è allo stesso tempo molto minimal rispetto al torneo del potere, anche se devo ammettere che mi ha conquistato per quanto riguarda il discorso del minimal. Quindi, se devo essere onesto, i miei disegnatori preferiti in assoluto per quanto riguarda Goku sono Keisuke Masunaga e Yuya Takahashi, sono i miei preferiti in assoluto. Fatemi sapere nei commenti quali sono ovviamente i vostri disegnatori preferiti per quanto riguarda il character design di Goku. Sono curioso. Tuttavia, ragazzi, da qui a Bogol è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, bolidi.